All'interno del PD si respira da una parte e da parte di molti associati, di molti iscritti, la convinzione di non averle azzeccate proprio tutte in questo momento di elezione del Presidente e per la verità anche prima. Dall'altra parte si comincia, diciamo così, da oggi, da queste ore, a respirare forse la volontà di cominciare davvero a trovare una formula di governo che possa essere sostenibile dal PD e che possa dare le risposte agli italiani. Ricordiamo che in questo quadro ci sono anche le dimissioni di Bersani. Io credo che lì sono un po' i meccanismi interni anche diciamo così al partito che non hanno funzionato bene, che io personalmente, adesso al di là della posizione politica, certamente non ho condiviso. Io credo che quando per acclamazione una direzione, un'assemblea, una riunione dei gruppi parlamentari stabilisce che il partito deve votare un candidato e questa proposta viene accolta per acclamazione di tutti i convenuti, sarebbe anche opportuno che gli stessi convenuti poi effettivamente all'atto pratico votassero tutti la persona che è stata indicata dal segretario. Un'accusa quindi a Vendola, il traditore sembra essere lui. Sembrerebbe che siano sì appunto i deputati e i senatori di Vendola che non hanno voluto questa candidatura, e però va bene, allora significa che se non siamo d'accordo sulla candidatura del Presidente della Repubblica, figuriamoci come facciamo ad andare d'accordo su un possibile governo. Ora il Partito Democratico giocherà la carta di Renzi segretario, secondo lei? È sicuramente una risorsa, è sicuramente una figura importante. Credo che potrebbe essere sicuramente il suo tempo.